Questa mattina ho ricevuto la telefonata del ministro Salvini. Salvini chiama Rucco. All'ordine del giorno la variante SP46, meglio conosciuta come bretella dell'albera, l'eterna incompiuta potremmo chiamarla, un cantiere da 4 anni e 7 mesi, mai finito e anzi ancora tre quarti di realizzazione, ritardi inaccettabili, aveva dichiarato più volte il primo cittadino, che questa mattina è stato contattato dal numero 1 del Dicastero delle Infrastrutture per fissare un incontro urgente. Ci siamo lasciati con l'intenzione nei prossimi giorni di fissare un incontro che avverrà nella prima fase a Roma. È il tempo tecnico per il Ministro di studiare un dossier specifico e dopo confrontarci anche su quale intervento si possono fare per accelerare su quest'opera importante. Un incontro che potrebbe avvenire già la prossima settimana. Lungo quella bretella senza fine, le ruspe sono di nuovo ferme e gli operai si vedono di rado. Sono passati ben 4 anni e 7 mesi dall'inizio del cantiere, ovvero 1680 giorni. E ora l'ennesimo ritardo, annunciato appena 2 giorni fa da ANAS, la società che si occupa dei lavori. Abbiamo scoperto 2 giorni fa l'aggiornamento dello stato avanzamento lavori dell'ANAS, quindi ufficiale, che la previsione per l'ultimazione dei lavori è stata spostata in avanti di ulteriori 6 mesi, a fine giugno 2023. L'opera è arrivata al 66,47% di realizzazione e la quota di avanzamento dall'inizio dell'anno ad oggi è un misero 1% al mese. I lavori dovevano finire nel 2020 in origine e poi sono iniziati i ritardi, gli slittamenti e intanto il cantiere è di nuovo fermo. Di questo passo 1% al mese significa terminare l'opera attesa da 30 anni nel 2025. Questa cosa è inaccettabile.